Bentornati a questa nostra nuova edizione, le principali notizie della giornata di oggi. Vicenza, madre di una bimba, finisce in ospedale dopo i maltrattamenti del compagno, arrestato 36enne. Dopo una violenta lite, la donna è stata dimessa dal San Bortolo con una prognosi di 21 giorni. Il fidanzato, un cittadino rumeno di origine moldave, all'arrivo della polizia si è difeso raccontando che la compagna era semplicemente caduta dal letto mentre facevano sesso. Vicenza, scoppia l'incendio all'ora di pranzo, evacuato ristorante pieno di clienti. A fuoco la cucina del noto locale O Sole Mio di via San Martino. Vigili del fuoco impegnati per quasi 2 ore e mezza per la messa in sicurezza, nessuna persona ferita. Attività chiusa fino al totale ripristino dell'impianto elettrico e delle condizioni igienico-sanitarie. Vicenza, violenza sessuale su una tredicenne vicentina fuggita di casa. Indagini dei carabinieri. La tredicenne era fuggita di casa in treno, aveva raggiunto una stazione nel Bresciano. Qui avrebbe conosciuto dei giovani che l'avrebbero portata nell'abitazione dove uno dei tre avrebbe avuto un rapporto sessuale che la ragazzina ha definito consenziente, ma per il codice penale è reato. Indagini in corso dei carabinieri per identificare il responsabile. Schio, addio a Ottorino Brunello, il cavaliere che scriveva i sogni oltre la vita. Aveva 92 anni, era la colonna portante dell'Associazione 4 Novembre, che riunisce appassionati, cultori, ricercatori di memorie storiche, che si occupa principalmente della storia del Montenovegno durante la Prima Guerra Mondiale. Schio, cadavere in auto nel piazzale Pubblici Spettacoli, probabile suicidio. Si tratterebbe di un 70enne del posto ad accorgersi ieri del corpo all'interno di una Fiat Panda. Alcuni nomadi che stazionano con i loro mezzi nel piazzale e che hanno avvertito i carabinieri. Accanto al corpo un revolver. Strozzo, tragedia all'Altar Knotto, il funerale di Mazzetto, la testimonianza, il tonfo, poi le urla di Sara. Presente in chiesa a Rovigo il sindaco di Rozzo, Lucio Spagnolo, e il comandante dei carabinieri di Canove, che ha riconsegnato alla famiglia lo smartphone, il cui recupero ne ha provocato la caduta nel precipizio. Veneto, minori non accompagnati, dato esploso anche in Veneto nel 2022. I tutori volontari non mancano. Nei primi 7 mesi di quest'anno ho registrato un aumento esponenziale, complice il conflitto in Ucraina. L'ufficio del garante dei diritti della persona ha proposto all'autorità giudiziaria 378 nominativi di tutori volontari disponibili ad assumere la tutela di bambini e adolescenti. Un anno prima ne erano serviti 178. Veneto presentata a Terre Nobili Gravel, 700 km in bici tra le bellezze della regione. L'assessore regionale al turismo Caner ha presentato la manifestazione su 2 ruote Coast to Coast del Veneto, che si snoda attraverso 7 dei 9 siti UNESCO veneti. Si svolgerà dal 23 al 30 settembre, partenza da Caorle fino al Lago di Garda, toccando Venezia, Treviso, Padova, Vicenza e Verona. Vicenza, progetto Viva Vittoria contro la violenza sulle donne, locale concesso dal comune gratuitamente. Il progetto nazionale promosso in città dall'associazione Comune Incantesimo e dall'associazione Donna Chiama Donna consiste in un percorso partecipativo in cui tutti vengono invitati a realizzare in modo volontario stoffa lavorata ai ferri o all'uncinetto per la raccolta fondi in occasione della giornata mondiale del 25 novembre. Asiago, UL7, il PNRR per la medicina territoriale, 29 milioni di euro, pensando alle fasce più deboli, 6 case di comunità, 2 centrali operative territoriali, una struttura abitativa innovativa destinata ai malati di Alzheimer allo stadio iniziale. Sono alcuni dei progetti per la medicina territoriale che UL7 potrà realizzare con i 29 milioni di euro del PNRR, previsti 16 interventi. Veneto, stagione vitivinicola, nel Vicentino calo di produzione del 15%. Grandinate primaverili, temperature alte e scarse precipitazioni in estate hanno condizionato la stagione vitivinicola nel Vicentino. Aumenta del 10% la clera, che non ha subito danni da gelo. Partita ufficialmente la vendemmia in Veneto.
La pagina dell'Eco Nazionale Sport, niente US Open per Djokovic fermato dall'obbligo del vaccino. Djokovic sarà il grande assente degli US Open, il centro di controllo e prevenzione delle malattie statunitense ha confermato l'obbligo di vaccinazione per entrare negli USA. Economia dall'estero, gas nuovo record a 315 euro, aumenti su tutto, a rischio circa 120.000 imprese. Ad Amsterdam il prezzo del gas ha visto una nuova impennata, arrivando a toccare 315 euro al megawattora, poi si è assestato a quota 310, un aumento dell'8% che ha portato i prezzi dell'energia in tutta Europa a livelli mai visti prima. Ucraina, almeno 25 le vittime per il bombardamento stazione ferroviaria, attenzione alla centrale nucleare di Zaporizhia. È salito a 25 il numero dei morti accertati durante il bombardamento di ieri, fra due sono bambini. Economia, cresce il rischio povertà per gli italiani che supera il 20%, il dato più alto dal 95%. Il rischio di povertà e disuguaglianza sociale nel nostro paese sta continuando ad aumentare nel tempo, ora è arrivato a toccare il peggior dato dal 1995 ad oggi. È tutto, grazie dell'attenzione e a domani.